Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Vanessa TV, niente, c'è anche Shade, andiamo avanti che vogliamo vedere cosa succede. Ciao. Nuovo di connection, basta. Esatto, Sapete già ciao, tutto. esatto, sapete già tutto, quindi. È Attenzione. successo. C'è Vasus che ci sta ingazzando. Van, mia regina. Abbiamo tentato di liberare il passaggio per te, ma uno dei loro dormitori è troppo potente per noi. Attenzione. Devi fare attenzione, mia signora. Se l'ha svignata lo stesso. Eh beh, scusa, ha detto che loro non ce la fanno. Farò finta di essere ferita finché non sconfiggeranno Vados. Voglio dire. Quel tizio non può essere umano. No, lo faccio io perché stai facendo troppi recital, Axel. altrimenti ti viene giù una cricca. Eccolo lì. Sapevo che Alexander mi ci giocava un coglione. Axel, tutti russi tanto. Eccolo qui, signore. Avevate ragione, c'è Van dietro a questo caos. Lasciateci soli. Se vuoi. Dimmi una cosa, regina dei mostri. Sei cresciuto in un orfanotrofio per umani, non è vero? Com'è stato? Ma piuttosto sporco. Sto parlando con Van Helsing. L'hanno notato, non parla. Quel posto è stato anche casa mia. Per colpa dei tiranni. Per colpa della tua specie disgustosa. Come osi, Van? Come osi vivere tra i miei fratelli e le mie sorelle, Van? Non mi interessa di quello stupido animale Tremeli. Non si è mai trattato di Vados, no. Sono diventato un domatore per un motivo. Tutto il terrore e il dolore che la tua specie mi ha causato. Ho intenzione di restituirlo. Adesso chi è Sei il te, mio sarà proprio te, sì. sicuro. Non farai del male alla nostra regina. Che cazzo? Il Ah, povero ok. angel rosso. Eh sì. Vabbè, fa niente, facciamo a caso. Siamo la spada e lo scudo di Van. Siamo qui per assicurare la sua vittoria. Tutti. E al massimo uno a ciascuno. Ce lo giriamo. Non me li aspettavo i Power Ranger. All'attacco! Power Ranger! Minchia. Sono durati 2 secondi. Ma io lo sapevo. Cioè, io lo sapevo. Non avevo neanche per un secondo sperato che ci togliessero di mezzo questo qua. Ma soprattutto quella fucsia è bellissima, come si sta tenendo la testa. Non conosciamo questi tizi. Forza, Van. Il tuo tempo è scaduto. E cazzo. Figuraccia, ciao, ciao, ciao. Vabbè, in realtà va bene, uguale, va bene No, ma dicevo coi Power Rangers. uguale. Sì, no, dicevo che va bene uguale lasciare dentro lui. Tra l'altro Bullogan ha preso, adesso c'è anche la cura. Quindi si può anche curare Bullogan nel caso. Più Nexus non possono curarsi da soli, meglio è. Perché si Mazzo. risparmia tempo e mosse. Sì, più che altro è che ci manca resistenza. Che dovremmo aver bisogno di un po' più di resistenza, quello sì. Basta. Rotti i coglioni. Cazzare con Bullogan. Allora, no, 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 con Bullogan no. Wargoyle. Però è bello Wargoyle come Nexo, non mi piace. Tsunami. Beh, ma se lui c'ha tutti tipo acqua e terra va benissimo. Cioè, li secco proprio tranquillo. Detto tirerà fuori qualcosa per quale dobbiamo cambiare Nexo. Speriamo di no. Speriamo di no. Gratt. Benissimo, bravo. Tu continui a cambiarli in Exmo, se va benissimo come cosa. Mo' inizia con gli switch. Sì. Devo aspettare per forza, dai, colpiscimi. Aia. Tsunami. Azzo. Ok, tipo acqua, perfetto. Allora. Tipo acqua, vai, di freddo di elettro. Se comunque, come vedete, più o meno siamo della giusta forza. Veramente. Cioè, siamo proprio giusti. Meno male, pensa se poi era ancora basso.
Era un questo. casino. Infatti a me Battuto anche. preoccupa ancora un po' Vados, però Vediamo. magari. Oh, finalmente. Grandmaster Xandaros, archivio sbloccato. Male, vuol dire che l'abbiamo fatto fuori. Allora, così sia, Van. Sei venuta per incontrare Vados? Vai pure allora. L'impotenza che sentirai in sua presenza. Il puro terrore. C'è scritto pure, però. Il puro terrore che proverai incontrando il suo Il sguardo. terrore del pure di Vados. Se finalmente capirai. Come ci si sente essere un semplice umano? Sì, io vorrei curarmi, però. Perfetto, Il terrore che proverai a bravo. incontrare Mewtwo. Se prevenienza io mi curo, giusto così per sfizio. Ah sì, se ce le hai. No, sbagliata. Sì, fatto. Ho curato Bulogan di nuovo che non serviva. Non ti dice, guarda che questo è già... No. Che cagata. Ok. Ci sono oggetti, cose. No, non vedo niente. Andiamo. Xander è scomparso. Andrea è scappato. E si è salvato anche il gioco. Power Ranger non ci sono più. Possiamo andare a destra, a sinistra e al centro. Di qua cosa c'è intanto? Questo è interessante. Booster esperienza. Qua sembra tipo di essere in Dino Crisis, sai il pezzo quello dove c'è il dinosauro che rompe la vetrata? Ci sta, cazzo. Fischietto fantasma. Che tra l'altro li ho anche potenziati in Hexmon perché non erano così potenti, nel senso li ho potenziati anche con le varie... Attenzione. Chi era questo? Ah, quella lì, la vecchia. Sì. Savanna Atlas. Dal fantasma che abbiamo incontrato quella volta. Sono venuta a ringraziarti, Van. Stai per sistemare le cose, quello che ho rovinato quando ho sconfitto Omnicron secoli fa. Io ero consapevole di quello che avevo fatto. Per salvare il mondo presente, scelsi di distruggere il tuo futuro, Van. Il mondo presente. Dove hai detto mondo? Shit. Il mio presente, scusate. Io ti ho detto, minchia, era lunga poi come frase a mondo, Dai, su. Vabbè, eh. piange, poverina. La disfatta di Omnicron è stata veramente un bene per il nostro mondo, nel grande schema delle cose. Perché ci sta dicendo questo? Perché non sei diverso da me, Van. Stai seguendo i miei stessi passi proprio ora. Stai per distruggere Vados, non è vero? Lui è la minaccia imminente, proprio come lo è stato Omnicron 1000 anni fa. Dai retta a me, amico mio. Quello che stai per fare cambierà per sempre il corso della storia. Diventerai la regina dei mostri e governerai per il tempo a venire, e ci nel bene e nel male. Abbiamo forse una scelta. Vados ci darà la caccia prima o poi. Certo che lo dobbiamo combattere. Sì, che poi cosa c'entra? Vorrei capire lui. Cioè. Vabbè. Che musica. Ti stavo aspettando da parecchio tempo, Van. Noi no. Che onore incontrare finalmente la futura regina dei mostri in persona. Sì. Van, conosci la tua identità? Oh sì. Ora so esattamente chi e cosa tu sia, figliolo. Riesco a vedere oltre il tuo astuto travestimento umano. Riesco a vedere la vile e sgradevole corruzione che si trova sotto la tua pelle. Corruzione? Sei tu l'abominio qui? Non sei nemmeno un vero Nexmon, sciocco! Che sta dicendo Gandalf, Coco? Ma
Sì, indubbiamente. Né bene né male, non sono un vero Nexamon. I Nexamon sono una malattia. Loro hanno devastato il nostro caro pianeta con la loro barbarica guerra per rimpiazzare il vecchio re. I Nexamon sono una maledizione. I poveri umani di questo mondo si nascondono dietro alte mura e a false speranze. I Nexamon sono un flagello. Sono il culmine di tutte le cose errate delle nostre vite. E tu, Van, sei la spregevole regina della feccia del Nexamon. Capito. Ascoltami, Alla ascolta fine con attenzione. qua c'ho tutto un suo piano, Vados. Sì, ma infatti, adesso si scappò gli altarini. Ascoltami e ascolta con attenzione, Van. Sono stato creato per proteggere l'umanità a tutti i costi, a qualsiasi costo. Per portare la pace devo estirpare la piaga volgare conosciuta come Nexomon. La tua esistenza. Non posso tollerarla. Sparisci con un sorriso, sapendo che questo mondo ha davanti a sé un futuro luminoso. Sparisci! Atlas non c'ha. Perché c'ha la bavetta? Coco? Perché è svenuto. Ah, pure i nostri amici traditori, eh. Che cosa è successo qui? Abbiamo appena sentito una gigantesca esplosione. Indovina, abbiamo giocato a carte. Infatti. Ehi, Van, svegliati. Vados, ha forse attaccato Van? Ma perché? Non può essere. Oddio, questa tizia sta bene? Mi chiedo cosa abbia fatto Van per turbare Vados così tanto. No, questo qui secondo me sei te. Boh, statela larga, domatori della Gilda. È Amelie, secondo me. Infatti. Sì. Poverina, datele un defibrillatore. Van è molto più pericoloso di quanto possiate immaginare. Spiegati, Amelie. Già, non è giusto per prescindere. No, non credo che vogliate sapere. Hai appena attaccato uno dei nostri domatori. D'accordo. Van è un tiranno sotto mentite spoglie. E questo è tutto, davvero. Attenzione. Dan dan dan. Tiranno? Vanessa è un tiranno, ci stai prendendo in giro. I Nexamon posso camuffarsi da umani? No, non è possibile. Ogni volta che un drago ha attaccato gli umani, Van era nella folla. L'insorgenza di 15 anni fa? L'insorgenza, sì, Ciao. vabbè. Proprio quando Van nacque. E ora Vados ha riconosciuto Van come un tiranno. Questo folle mostro ci ha ingannati alla luce del sole. Perciò fatevi da parte per cortesia. E lasciate che vado se la faccia finita una volta per tutte. Per tutte. Una volta per tutte. C'era Per nati sola. tutte. Per tutte. No. Io non credo. Tra tutte le persone non pensavo che tu. Cacca Stai sotto come sei. zitta. Oh mio Dio. È incazzatissima. Te ne pentirai, Ross. Vattene via. Berloni, Edward, che cazzottone, c'è il bernoccolo. Ora basta tutti voi. Domatore Edward! della Gilda, aprite i vostri occhi. La cosa che avete giurato di distruggere si trova sotto il vostro naso. C'è un tiranno pericoloso tra di noi. Ci ha ingannati dal giorno in cui è nata. Vuoi che consegniamo Van? Quello che stiamo facendo è per il bene della nostra gente, non conta nient'altro. Amico, non lo possiamo fare, è nostro amico. Un vostro amico. Un Nexomon? I Nexomon sono una piaga. Sono la progenie del malvagio re Omnicron, sono il motivo per cui viviamo in questo mondo morente. Ma ora possiamo contrattaccare. Con Vados possiamo sconfiggere queste vili creature. Ascoltate le mie parole e tornate in voi stessi.
Dovrete abbandonare il tiranno Van, o morirete con lei. Mo? Boh, sono i tagli di scena qua. Povero Coco. Sei sicura di Oh, questo se... piano? Vediamo. Forse Van sarà mai. imparerà a fidarsi degli umani. Ma nessun umano, sano di mente, si fiderebbe mai di un tiranno, di una tiranno. Arriverà un giorno in cui l'umanità si rivolterà contro Van. Perciò dimmi, Dina, chi si schiererà a favore di tua figlia nei momenti più bui? Oh, bellissima questa immagine qua. Peccato che non ci siamo noi dietro. Eh no, invece ci siamo. Siamo quelli con i capelli azzurri, perché a quanto pare Sei nell'immagine. sicura? Sì. Sei sicuro? Sì. Amelie, vai con Vados. Manterrò la posizione contro i traditori. Non posso crederci, il destino è proprio crudele. Cadi ora, regina Van Helsing. Ma cadi sapendo che disprezzerò ogni secondo di questa battaglia. Ok. Vabbè. Ed è da una vita che dobbiamo affrontarlo. Prima o poi sapevo che sarebbe successo. E beh, per forza. Contando che Xander gli abbiamo fatto il Più che culo altro praticamente. è Così. carina quell'immagine lì. Bisognerebbe vedere se tra i personaggi che si potevano scegliere c'era anche quella. Secondo me sì, sicuramente, che probabilmente l'hanno messa una generalizzata, capito? Ah, cos'era quello lì? Era carina. Sì. Andiamo Titan allora. Non è efficace. Buio eterno. Con questo qui facciamo male, eh. Che tra l'altro non so se hai letto Shade, ma cosa c'è scritto? Sotto. Dove? Sotto al Titan. Come tipo il DG di Nexomon. Ah, leggendario, sì. Sì. È come quell'altro, lo serpentino. Anche questa è figa come cosa. Quanto io quando l'ho leggendo ho detto proprio un leggendario, allora ho detto cazzo. Che tra l'altro l'ho preso con, mi sembra, Nexotrappole normalissime. Basta. Ah. Deve rompere le balle, che... Attenzione, è contento. Tanto anche questo qui l'abbiamo preso di Nexon. Va bene, dai. Tanto già che sei qua, secchiamo così, allora. Elettrico. Ma proviamo. Critico, mi piace. Vabbè, già che ci siamo, cosa devo fare? Tanto. Allora sì, curiamoci, va. Che meglio, non è una cura. Sì, ora possiamo ancora farlo. Vediamo se per caso non ci fa troppo danno. Ottimo. Chi manca ancora? Ah, tipo psico. E con tipo psico andiamo ancora con Titan, anche se è messo malino. Ecco appunto. Psico con psico, dai. Psicoraggio, anche se non so quanto gli fa in realtà di danno sul psico, però. Vabbè, 103 va sempre bene. Comunque, no shade. Dovremmo riuscirlo a battere lo stesso. L'importante è fargli male, poi Nexomon Sì, si infatti. curano. E abbiamo fatto fuori anche il buon Edward. È muerto. Schiattato male. Grandmaster Edward, chiaramente sbloccato. Beh, non dovremmo andare da Vados? La Gilda è stata creata per servire sia gli umani che i Nexomon. È chiaro che hanno deviato dal loro intento molto tempo fa. E voi che ne dite, ragazzi? Assolutamente sì. Niente più segreti d'ora in avanti, Van. Qualsiasi cosa ci aspetti, la affronteremo insieme.
Chi se ne importa se mio amico Van è un Hexamon? Lei ci ha salvato tempo fa, io ripagherò questo debito. Diamoci da fare. Vediamoci dopo lavoro tutti insieme allegramente. Vai strada, Van. Ti proteggiamo noi. Sì, ma per meglio dire, sono io che combatto, ma va bene. Allora, se mi fate curare in Hexamon però perché sono messo un po' male. Fanno Ecco. tutti i fighi, però chi è che fa il culo? Noi. No, il problema adesso è che non c'è in Hexamon attivi, cioè sono un po' messi male. Wow, perciò è così che ha fatto Vados. Van, maledetta regina dei mostri. Vedo che hai condotto questi poveri domatori sulla cattiva strada. Che deplorevole, che codardia, credevo fossi meglio di così. Ma i tuoi sforzi sono vani, Van. I domatori della Gilda supportano la mia assistenza. I cittadini di Parum esortano alla mia missione. I bambini di questo mondo fanno affidamento su di me e sulla mia vittoria. Ma tu? Tu cos'hai, Van? Una squadra sgangherata di traditori? Noi abbiamo Nulk. Questa qui è una cheat bellissima, scelta, bravissima. Una gang di tirani inutili? Una manciata debole di schiavi in Hexamon? Noi abbiamo Rosso. E questo è tutto quello che hai, Van? È così che affronterai la tua ultima battaglia? Abbiamo una Eh? nave. Adesso cosa arriva? Tipo, mi piacciono i treni. Sì, Boom. infatti, cos'hai detto? Un No. Arionà? Bellissima Ecco, lo sapevo io, l'ho detto. scena, ragazzi, bellissima. L'avevo detto, qua è come i piaccio di train, boom. Però non avevo capito che lo dovevano tirare su come un carico, eh. Effettivamente ha senso That's adesso il piano messed dell'aeronave. up, achievement sbloccato. No, ma dico, adesso ha più senso il Sì. fatto del volere un'aeronave. Tra l'altro è uscito anche dal Gorgo, perché adesso si vede proprio tutta la sua forma fisica. Non è solamente in Gorgo. Bellissima sta scena, ragazzi, proprio bellissima. Di scioccati. Che cosa è successo? Che cosa avete combinato, ragazzi? Un'aeronave. Ah, avete in programma di colpire Vanus con un'aeronave? Sì. È davvero incasinato. Forse. Significa che abbiamo appena terminato il gioco? Sì, questo è quanto. Vanus è stato sconfitto. Facciamo partire il titolo di coda. Siamo seri. Ah, ma veramente? Steso con l'aeronave? No. Dice già che coglioni che sta. È una presa per il culo questa. Vedrai che è una presa per il culo. Tra l'altro bellissime le immagini fatte così. Sì, ma se... Hai fatto che sta Cioè, cosa? qua sei te sicuro, perché sicuramente me lì. Stop! Interrompere i crediti inutili. Chi è? Ah no, la... Ah, ok, la ragazzina. Mannaggia, potevo farla meglio. Sto fatto che non mette i nomi. Che problema avete? Non è ancora finita, pagliacci. Che cosa? Il piano consisteva solo in distrarlo, no? L'aeronave lo porterà da qualche parte distante da qui, così che i tiranni lo possano sconfiggere. Vado a distruggere l'aeronave prima che arrivi a destinazione, sciocco. Devi bloccarlo prima, altrimenti l'imboscata non avrà successo. Ora tenetevi forte, ok? Vi teletrasporterò tutti dentro all'aeronave. Se mai voglio curarmi. Cosa? Sei fuori di testa? Non voglio stare nella stessa aeronave di Vados, non lo fa? Figata, figata. Vai, i titoli di coda. Oh sì, bravissimo. Allora. ma aspetta che magari c'è qualcuno che ti può curare, no? Dai proprio no. No, ok, mi sa di no. Oh, Van. Ci siamo, vero? La resa dei conti, così la chiamano. Il cammino che ci attende è costellato da avversità. Forse questo è solo un incubo. Forse ti puoi svegliare. Vuoi tornare alla capitale? Questo cancellerà i tuoi progressi e ti riporterà al momento precedente alla sconfitta di Edward. No. Perché? Magari sai qualcuno che non si era programmato di portarsi la roba per curarsi. Ah no, no, resta qui. Immagini, da qui ricomincerà tutta la tua storia. Ti immagini? Vados deve essere di sopra.
Devi indebolirlo così che gli altri tiranni possano sconfiggerlo una volta arrivati al luogo dell'imboscata. Siamo così vicini. Ok, sì, fammi curarla. Ma col cacchio, cioè, vuoi tornare indietro? Vuoi Ok. rifarti tutto da capo? Allora, vediamo un po'. Così. No. Ok. Questo. Questo. Scusate ragazzi, ma devo per forza curarmi. Ok. Uso quelli piccoli proprio perché poi dopo sicuramente ci serviranno quelli grossi. Meno male che li ho presi anche quelli piccoli. Per evenienza. Ok, tutti Vabbè, su? No, mi manca aiuto. ancora questo qua. Tanto ci servono comunque quelli grossi, quindi. Ok. Sì. E metterei anche davanti. Mi prende il naso. Oh. Metti quello che ti ispira di più. Lasciamo Bullogan, dai. Per Shade, lasciamo Bullogan. Bulloghino. Bulloghino. Ah già, magari salviamola. Giusto così per sfizio, in realtà, ma. Vediamo. Tra l'altro ci mancano 70 Pokémon. No, di più. Cazzo dico. Quanti ce ne mancano? Aspetta. Sono 252, ce ne mancano 130 più o meno. Di Nexomon. Sì. L'avevamo quasi preso. Qua possiamo aprire le porte, No, tutto rotto. no? Ci provo. Mia regina. Stavano bevendo anche, la nostra salute. Ora già iniziato a far festa. Sì, infatti. Fai attenzione, Van. Addirittura in quello lì, di potere. Vados, è qui. E fin lì. Sì, Ah, per ok. salire. Andate in porta della nave adesso. Sì. Adesso ci siamo curati, ci siamo fatti, ci siamo detti, buono. Adesso è un po' come il combattimento dell'aeronave di Final Fantasy X, sicuro. Ah no, sta direttamente sopra lui, sì. Oh, sono tutti mezzi No, seccati i nostri compagni. Cocco, poverino. Osserva, Van. Solo per distruggere me hai condannato tutti i tuoi amici. In quanti dovranno soffrire affinché la tua malvagità venga temprata? Oh, vile regina dei mostri, in questo giorno ti prometto che questa è la nave in fiamme. Sarà la tua tomba! Però manca ancora la scena dell'inizio del gioco, eh. Sì. Minchia, 1052. Cazzo. Cazzo, che dannino che fa. Giusto un pochino. Ma non è che comunque il nostro sia totalmente indifferente come danno, Fuoco? Che eh. Cosa cazzo è quella? È fuoco? uscito fuori la faccia di. Ah, sì. Ah, cambia elemento. Adesso è tipo fuoco. Devi Ah, tenere d'occhio ottimo. quella roba sopra. Ottimo, ottimo, perché in effetti il colpo di fuoco gli faccio più danno con gli attacchi di Bullogan. Acqua. Acqua alle foglie danzanti, allora. No, mi ha seccato. Acqua, Reptomotor. Accorta prima che c'era lo status. Magneto Shock. Vabbè, dai, adesso è fattibile allora. Eh beh, sì. Specialmente se rimane in acqua. Ma tanto tra poco Chissà se lo cambia. si può catturare prima o poi come abbiamo fatto con il re dell'aldilà. Vediamo. Magari post credit si trova in Non me giro. lo fa fare. No, no, adesso no. Dicevo più avanti, post credit. Può darsi. Sarebbe figo comunque. Sì. Attenzione, Reptomotor lo secca, volete dire? Secondo me non riesce. Ci provo, ma non penso. Elettrico. Quindi andrebbe a prendere Cavolo, questo danno. l'ha cambiato all'ultimo, ce l'avremmo potuto fare. Beh, perché non lo cambi?
Dici lasciarlo in vita, se dai. Mai. Vai, Titan. Non è l'acqua elettrico. Ah no, No, forse l'acqua prende più danno. contrario. Eh sì. C'ha ragione. Sì, però fallo attaccare una volta, che cacchio. Dai, dai. Anche Vai, se tipo lo battelo. è, Invece. ancora un colpo, ancora un colpo, magari ce la fa. Sì, che ce la fa. Sì. Grande Titan. Bastardo. No. Si è curato, che Ma era basta. rimasto a zero. Ah no, perché non lo puoi seccare del tutto, ok. Tanto è leggendario come Nexon, ho visto. E vabbè, anche lui abbiamo il leggendario come noi, come lui. Così triste, così inutile, così disperata. Il tuo tempo sta per finire, regina dei mostri. Nonostante i tuoi sforzi, mi reggo ancora in piedi, forte e potente. Perché non vacillerò mai davanti alla malvagità, mai. Apri gli occhi, Vanni, e osserva attentamente. Osserva le tue eredità, venire bruciata dalla mia esistenza. Questa sarà la mia vittoria! Che cosa pensi di fare, Van? Ti abbiamo dato i nostri poteri. Proprio per questo momento. Ma mi sa che è Dina. Infatti. Allora sono io. Il fuoco per bruciare ogni nemico, le ali per superare ogni ostacolo, il soffio per lenire il male, la scintilla per ispirare tutti gli alleati. Hai tutto questo, Van. Quindi sorgi. Sorgi, regina dei Nexomon. Può Amo si trasforma allora. darsi. Chissà come siamo da trasformati. A me comunque mi è dispiaciuto non vedere le trasformazioni di tutti i tiranni. Sì, quello sì. È vero. Ah, siamo il Nexum. Giustamente siamo il Nexum che si vede in copertina. Mo'. Tanto tempo fa, in un'intensa battaglia nei cieli, la profetizzata regina dei mostri rinacque. Nel giorno del giudizio, Vann combatté contro l'estinzione del mondo umano e Nexamon per forgiare un nuovo futuro. Questa è la storia. On the Invincible, tiranno della luce. Invincible. Siamo i tiranni della luce. Quindi mega spoiler alla copertina di Nexum. Ascolta il mio giuramento, Van. Finché avrò respiro, non metterai più piede in questo pianeta. E con le mie stesse mani farò in modo che tu non camminerai mai più tra gli umani. Assisti al mio combattimento finale, regina dei mostri. Assisti alla fine della tua specie. Assisti ad Ma vuoi morire? un radioso futuro. Ah, e noi che livello siamo? 71? Come facciamo a essere a livello 71? Solus. E quindi a prescindere il gioco qua ti fa capire che se eri a livello 70 comunque andava bene. No, sai che Era cos'è? Che giusto. gli ultimi Nexomon che abbiamo avuto erano livello 71. I Ah, più dici che alti. prende il livello del più Sì, alto? assolutamente sì. Però gli facciamo i culi, eh. Solus. Ci possiamo autoselezionare per Sì. combattere. Figata. Sì, però qua moriamo tutti, eh. Dov'è la streghetta che ci porta via tutti quanti? A posto. È finita.